Si è tenuto oggi presso la Sala d'Onore di Palazzo Donini a Perugia il seminario Economia criminale, corruzione ed ecoreati. Ad aprire il secondo incontro della serie L'ambiente vive di legalità organizzato da ARPA Umbria, cittadinanza attiva e Lega Ambiente Umbria, è stato il direttore generale di ARPA Umbria, Walter Ganapini, che ha sottolineato l'importanza di una riflessione sui temi della corruzione, dell'intrusione dell'economia criminale, piaghe che aggrediscono la convivenza democratica ed esigono un contrasto permanente che diventa custodia attiva da parte delle persone nella casa comune, la terra. Antonio Nicasio, scrittore storico della Queen University, ha percorso la storia, le tappe alla base dei meccanismi con i quali l'andrangheta si è inserita nel tessuto sociale, politico, istituzionale ed economico del nostro paese. Le mafie sono presenti dove c'è da gestire denaro e potere, ha detto invece Nicola Gratteri, procuratore capo del Tribunale di Catanzaro. Nel corso dei decenni e secoli le mafie si sono adattate ai cambiamenti sociali perché non sono un corpo statico, sono delle organizzazioni criminali che si muovono e camminano con noi e con il mutare sociale.